È ritenuto con ragione una delle eccellenze del nostro paese. È il centro protesi INAIL di Vigorso a Budrio che ha ricevuto lunedì la visita dell'arcivescovo Matteo Zuppi. Una struttura che nei suoi 55 anni di storia ha restituito una speranza a invalidi e mutilati, accompagnati molto spesso alla piena funzionalità della vita e al reinserimento attivo nel mondo della famiglia e del lavoro. Una pluralità di figure professionali accostano i pazienti nel loro percorso riabilitativo: medici, tecnici ortopedici, fisioterapisti, infermieri, psicologi e assistenti sociali. L'arcivescovo ha potuto visitare la struttura, incontrando anche alcuni pazienti nel momento delle loro pratiche riabilitative, accompagnato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, insieme al cappellano Don Robert Midura. È luogo di recupero non solamente fisicamente ma anche psicologicamente, perché chi viene qui è distrutto, a parte che ha perso le arti, ma anche ha perso dentro, è distrutto moralmente, psicologicamente, pensa a non farcela nella vita, però viene aiutato non solamente con le protesi ma anche con moralmente, e quindi può riprendere la vita. La visita del arcivescovo per loro è stata colta come speranza, una presenza di speranza, di coraggio, di amore, di gioia. Infatti è una giornata festosa per tutti e sono sicuro, convinto, che con questa visita potranno ancora stringere la loro croce, perché la sua presenza sicuramente è un segno che il Signore Gesù non ci abbandona nelle nostre croci, anzi è ancora più vicino a noi nei momenti difficili di disperazione. Nei laboratori sono state mostrate all'arcivescovo le modalità di realizzazione delle protesi, nelle quali si sposano insieme il massimo della tecnologia con la più minuziosa personalizzazione artigianale. Ed è stato proprio questo uno degli aspetti che l'arcivescovo ha voluto evidenziare nell'incontro finale con i pazienti e il personale. È vero che c'è la stampante tridimensionale, delle cose straordinarie, e poi c'è l'artigianale. Cioè il fatto che poi uno deve stare attento al piccolo, deve vedere, riprovare, misurare, questo lo può fare soltanto l'attenzione, l'artigiano, no? Per questo unire queste due cose, cioè l'artigiano, il fatto che io mi ci metto personalmente, cioè, è il massimo che c'è della ricerca, e credo che sia una sintesi straordinaria. Veramente faccio i complimenti e spero che non smettiate di cercare sempre l'eccellenza.